Ciao a tutti, torna da Lucky Master, riposato rispetto alle fatiche degli ultimi giorni. Abbiamo i pezzi bianchi, abbiamo tanta strada da fare per tornare a 2300, quindi cominciamo subito con un E4. Qui conosciamo bene la variante con B3 al terzo tratto. Viene attaccato il pedone in E4 e lo difendiamo con cavallo C3. Questo alfiere è importante. Una possibilità è cambiarlo sul cavallo in C6 dopo la mossa alfiere B5, però al momento abbiamo altri piani. Gli altri piani consistono nell'arroccare sul lato di donna, non temendo B5. E poi sacrificio di pedone tipico di alcune linee della siciliana per attaccare il re nemico. Dunque, il cavallo F6 in questo momento è attaccato. Torna in E8 e qui direi che la spinta dei pedoni G e H sono un ottimo piano per aprire le linee contro il re in G8. Cercherà di fare lo stesso il nostro avversario con la sua massa di pedoni ad ovest. Si pone il problema di dove sviluppare questo alfiere. Il problema è che sviluppandolo in G2 o H3 andrebbe a tarpare la strada alle torri su queste colonne. Intanto il cavallo D4 attacca la nostra donna e preme sul cavallo F3. Qui dobbiamo decidere se giocare una mossa come donna E3 oppure cavallo per D4. Il problema è che dopo cavallo per D4, questo cavallo non ha tante case di fuga. L'unica sembra B1, ma non mi sembra un ruolo molto attivo per questo valido cavallo. In realtà avrebbe anche A4, ma col pedone in B4. Quindi, riassumendo, giochiamo donna E3. Aumentiamo la pressione su D4. Al momento si minaccia il guadagno di un pedone. E poi ci occuperemo dello sviluppo dell'alfiere F1, ad esempio in D3, dopo aver spinto in D4, che è tematica. Qui c'è pressione. Come possiamo contrastare questa pressione? Donna G4 mi sembra interessante. Intanto ci togliamo dall'azione RG X dell'alfiere in B7. Sosteniamo le spinte di questi pedoni e poi diamo anche la possibilità al pedone F2 di entrare nel vivo della lotta. Qui abbiamo F3 che andrebbe a difendere in maniera stabile E4. Il problema è che il pedone in F3 non contribuisce all'apertura delle linee. E visto che dobbiamo anche occuparci dello sviluppo di questo alfiere, anche se un po' a malincuore, lo piazziamo in G2. A malincuore perché dopo un torre di G1, questo alfiere toglie luce alla torre, che piccherebbe RG X contro il re G8. L'obiettivo è qui, in queste linee. Ok, il nostro avversario punta all'apertura della colonna C, assolutamente comprensibile come piano. Poi possiamo anche giocare finalmente una mossa come D4. D4 è interessante. In caso di C per D4, scusate, C per D3, avremmo torre per D3 e poi far entrare la torre, ad esempio in G3 o in H3, per sostenere la spinta di questi due pedoni. In caso di cambio in B3, invece, cosa che è avvenuta, andremo a riprendere di pedone. Andiamo a riprendere di pedone. Questa è delicata come scelta, ognuna con i suoi pro e contro. Riprendiamo di pedone A.
Ok, questa me l'aspettavo. Il pedone E4, per fortuna, è difeso sufficientemente dal fiere e donna. Questo cavallo svolge un'ottima funzione da bloccatore. Il cavallo ha le ottime case C3 ed A3. Anche il bianco però ha le sue cartucce da sparare. E secondo me la principale di 5 ha il suo fascino, devo dire. Spalancherebbe la diagonale all'alfiere in B2. Però io sono ancora più attratto o da F4 oppure da H5. H5 però darebbe in pasto il pedone G all'avversario con scacco. E allora, tanto vale F4 alla Garibaldina. E qui è interessante perché in realtà il centro, per carità, presenta bene per il bianco perché ha questi tre splendidi pedoni, anche sostenuti dagli alfieri. Però per il resto gli altri pezzi sono praticamente ai bordi della scacchiera, quindi anche il nero, per contro, deve cercare di non essere compresso eccessivamente. Qui intanto le minacce del bianco sono H5 o F5. Abbiamo l'altro pedone che va a sostenere G5 e la spinta in quinta di un pedone bianco minaccia la spinta in sesta. Quindi partita interessante. Reazione al centro per il nostro avversario che attacca due volte il pedone in E4 e qui dobbiamo decidere se proseguire in stile di gambetto, ad esempio lasciando il pedone E4 in presa per guadagnare tempo, magari con F5 con idea F6, oppure se spingere in E5 e bloccare l'alfiere in B7. Questa sicuramente è più interessante perché la minaccia di F6 è davvero forte. Abbiamo poco meno di 6 minuti per prendere una scelta importante. Da notare che su F5, in caso di D per E4, abbiamo anche F per E6, che comunque avrebbe il suo perché. È troppo forte la tentazione di giocare una mossa dinamica come F5. Inoltre abbiamo anche la donna che in realtà dopo F5 entra in gioco alla difesa del pedone in E4, quindi se il bianco vuole essere materialista può rifarsi su E4. In realtà la formazione di questi pedoni tra la quarta e la quinta traversa contro il re in G8, che tra l'altro non è molto ben difeso dai suoi pezzi. Questi assolutamente sono fuori gioco. Gli rimangono questi, però il problema è che qui l'apertura rischia di essere su queste tre colonne. Quest'alfiere è momentaneamente accecato da D4, però potrebbe prendere luce in caso di D per E4 con la mossa D5. Il cavallo è fuori gioco, ma in realtà svolge un'ottima funzione difensiva controllando C5 e B6 e bloccando la strada al pedone A. Beh, qui direi che la ripresa di pedone E è quasi è forzata come il sorriso di un bambino, diceva. Era in il centro di partita di Romanowski, mi pare. Quando la posizione era superiore, le combinazioni erano spontanee come il sorriso di un bambino, mi pare. Ogni modo, qui vediamo che la donna G4 è splendidamente piazzata per sostenere questi pedoni. Il nostro avversario inchioda il pedone F5 e lo ricicla su questa diagonale che dà maggiori possibilità rispetto a questa bloccata dal pedone D5. Donna H5 sarebbe interessante, ma bloccherebbe la strada al pedone H4. Io qui semplicemente giocherei donna F3. Si continua a difendere il pedone F5 e si aumenta la pressione sul pedone nero in D5, che risulta più indebolito essendo l'alfiere campo chiaro non più in B7, bensì in C8.
Qui credo che l'iniziativa sia saldamente nelle mani del bianco. Come in tutte le partite con arrocchi eterogenei, bisogna comunque fare attenzione alla possibilità che la posizione sulla scacchiera possa variare in maniera significativa nell'arco di poche mosse. Basta una piccola imprecisione che di colpo si può passare dal ruolo di attaccante a quello di difensore. Qui una spinta interessante è prima o poi F6, con sacrificio di pedone per aprire la strada. Qui abbiamo un cavallo C5 che non è niente male. Daremmo la possibilità al nostro avversario di doppiare i nostri pedoni sulla C, privandoci anche dell'ottimo bloccatore del pedone A. Per contro avremmo la grande diagonale scura spalancata. Qui posizione interessante. Cavallo C5 è interessante. L'idea di aprire questa diagonale è davvero forte. È davvero forte perché poi F6 avrebbe molta, ma molta più forza. E qui noi accettiamo volentieri la doppiatura dei pedoni sulla C e la privazione di un ottimo bloccatore della colonna A, poi questo è il controgioco principale del nostro avversario, pur di dare nuova vita all'alfiere in B2. Il nostro avversario accetta la sfida. Qui penso che correrà con il suo pedone A il prima possibile. Per conto, noi adesso abbiamo un obiettivo non da poco. Questo pedone lo potremmo difendere, ad esempio, con donna F2, ma mi sembra lenta. Io qui giocherei subito un F6 e in caso di G6 H5, dando ben volentieri il pedone C5. In questo tipo di posizioni il materiale ha un valore molto relativo rispetto partite più posizionali, svolge un ruolo di primaria importanza l'attività dei pezzi e l'attacco contro il re nemico. Qui, ad esempio, H5 la si gioca molto in fretta perché si minaccia l'apertura della colonna A e con donna H3 un attacco diretto al pedone H7 e al re G8. Ok. Qui addirittura F7 aprirebbe la strada. Non è male. Qui vediamo anche se ci sono tatticismi nell'aria come torre per H7. Questa sarebbe davvero una brillantezza. Torre per H7, re per H7, donna H3 scacco, re G8 forzata, F7 si spalanca. La diagonale all'alfiere. Qui di fatto avremmo il nostro avversario con il re ballerino, come si dice. Torre per H7. Torre per H7. Torre per H7, re per H7, donna H3 scacco, re G8, F7. Se torre per F7 e donna H8 matto. Se re per F7. Cosa possiamo giocare? Però in realtà re G8, F7, re per F7. Su re G8 abbiamo donna E6 anche. Abbiamo anche un torre 1. Io la gioco, la gioco. Impazzito, Lucky Master. Impazzito. Impazzito con 2 minuti contro i 3,5 dell'avversario. E qui d'altronde era troppo forte la tentazione di evitare questo seguito.
Da notare che anziché donna H3 abbiamo anche torre H1 e poi donna H3. Pure questa non è malaccio, eh. Non è per niente male. Tra l'altro la torre H7 attacca anche l'alfiere in B7, tra l'altro, e si minaccia anche torre G7, re H8 e donna H3 o torre H1 matto. E quindi la palla è passata al nostro avversario. Credo che un po' di riposo abbia fatto bene al nostro eroe, il quale si è lanciato contro un 2226 all'attacco con una linea minore della siciliana. In realtà abbiamo giocato il nostro eroe in precedenti partite con buoni risultati, però io sacrifici di torre così non me ne ricordo, sinceramente. Tant'è che anche il nostro avversario sta scivolando verso lo Zeitnot. Anche lui sta praticamente riducendo a zero il vantaggio di tempo che aveva accumulato finora. Qui mosse come torre H7 in realtà sono abbastanza intuitive. Il problema è vedere se poi funzionano nella pratica e se non c'è qualche buco nell'analisi, cosa che spesso accade. Qui il nostro avversario incredibile. Qui l'effetto surprise del sacrificio di torre ha funzionato perché il nostro avversario, a costo di tappare la strada all'alfiere, gioca a torre C3, accettando il fatto che il bianco possa guadagnare la qualità. Il problema, molto semplicemente, è torre G7 scacco. Ora, donna H3 non è più giocabile perché seguirebbe torre per H3, però abbiamo anche la torre in D1. Che può entrare in gioco con effetti nefasti. E quindi credo che questa partita meritatamente sia stata vinta dal nostro eroe. E infatti il nostro avversario abbandona. Che dire? Spero che la partita vi sia piaciuta. A me sì. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti e che dire? È stato un piacere, alla prossima, un saluto a tutti, tutti. Dal vostro Black Master, ciao, gran bella partita, mi sono rifatto, grande, ciao. Fantastico.